Ecco, sì, venerdì è arrivata il responso del TAR che doveva stabilire poi la data definitiva dell'udienza, che sarà a gennaio per la definizione della causa. E niente, attualmente fino a gennaio vanno avanti le cose così come sono, però invita le due amministrazioni, unitamente la provincia, a fare una conferenza di servizio per trovare delle soluzioni alternative e dei percorsi anche alternative. Noi avevamo dato l'incarico ad un ingegnere per trovare questi percorsi alternativi, qualche soluzione c'è, quindi confidiamo nel prossimo futuro di poter comunque risolvere questa faccenda. Se dunque il Comune di Colzate aveva incaricato un ingegnere per trovare delle soluzioni alternative con lo scopo di alleggerire comunque il traffico, perché effettivamente questo transito di mezzi molto pesanti sull'unica strada che c'è nel centro di Colzate è veramente faticoso da sopportare per i residenti. L'ingegnere ha trovato qualche soluzione alternativa che non è di grosso costo e sicuramente di un po' di disagio, perché ci sarebbe da attivare dei sensi unici, però con l'unico costo eventualmente della segnaletica e della cartellonistica. Questa alternativa, queste proposte, comunque, visto che il TAR ha invitato questa conferenza di servizi unitamente alla provincia, le porteremo al tavolo e vedremo quindi di discuterla e di risolvere tranquillamente questa controversia, insomma, più che altro per poter dare la tranquillità anche ai residenti di Colzate. L'idea comunque del Comune di Colzate è sempre quella di trovare un accordo, di poter far passare ancora i mezzi, ma sicuramente più leggeri, quindi una via di mezzo tra i grossissimi camion che passano attualmente e i 200 quintali da noi chiesti, quindi una via di mezzo, proprio perché l'esigenza primaria di Colzate è proprio che ci siano dei mezzi più leggeri per dare sicurezza ai cittadini e anche alla stabilità delle strade. Speriamo quindi di riuscire a trovare questo tipo di soluzione.